Ruandese, nata nel 1994 a seguito del genocidio, grazie all'unione delle energie di un gruppo di giovani donne. La parola SEVOTA è l'acronimo di Solidarietà per lo sviluppo delle vedove e degli orfani attraverso il lavoro e l'autopromozione. L'associazione è composta da uomini e donne, giovani e meno giovani, che collaborano per rendere la realtà di SEVOTA sempre più grande. Essa nasce dalla volontà di creare occasioni di incontro e confronto tra donne con un vissuto comune segnato da violenze fisiche e psicologiche. Questo avviene attraverso dei forum, incontri mensili a cui le donne partecipano e durante i quali, tramite la musica, la danza e la preghiera, raccontano e condividono le loro esperienze. Le beneficiarie di SEVOTA e i loro figli sono inoltre attivi in percorsi di reinserimento economico per uscire dall'emarginazione causata dal genocidio. Questi percorsi riguardano attività generatrici di reddito come la coltivazione e l'allevamento. Le donne sono organizzate in gruppi, nei quali ognuna ha un ruolo e una responsabilità. Ogni gruppo ha un proprio appezzamento di terreno. Ad ognuno dei membri viene assegnato un capo di bestiame. SEVOTA ha la volontà di rendere le donne consapevoli del loro potenziale. Per questo le attività sono affiancate da percorsi di formazione sui diritti umani, sull'uguaglianza e sulle tecniche di agricoltura e allevamento. L'associazione ha costruito nel tempo una fitta rete di partenariati nazionali, collaborando con associazioni ruandesi e con le autorità locali e internazionali. ARCS, Culture Solidali, è una ONG italiana che ha sostenuto SEVOTA in diversi distretti del paese nel percorso di reintegrazione sociale e lavorativa delle donne vedove e dei ragazzi orfani divenuti capofamiglia. Godelib Mukasarasi è cofondatrice e coordinatrice dell'associazione SEVOTA. È una donna instancabile e determinata che attraverso il suo lavoro ha creato una catena umana di solidarietà. C'est ce vota en 1994, directement après le génocide. D'Arubit, d'Orsidé, le ratio humain détruit pendant le génocide. Donc il fallait mettre les femmes en groupe, d'entrer des solidarités, de se reconstruire, de se réhabiliter vers la pacification, surtout la pacification intérieure. Alors il a fallu mettre les femmes dans les groupes d'action parce que les femmes ne peuvent pas venir seulement pour dialoguer, elles doivent venir pour travailler et en travaillant dialoguer aussi. Et surtout qu'elles doivent produire en fait de lutter contre la vulnérabilité, contre la pauvreté. Pour se recréer, pour s'aimer, pour se dire la vérité, de vivre qui m'arrive, en fait de vivre positivement malgré les violences. Les viols subis par les femmes et la maltraitance infantile encourue par l'enfant.
Sevota partecipando a un programma di volontariato internazionale, finanziato dalla Commissione europea e promosso dall'ONG ARCS Culture Solidali. Il programma prevedeva una permanenza di 6 mesi, ma per fattori burocratici siamo stati costretti a rientrare con 2 mesi di anticipo rispetto alla data prevista. Durante il primo periodo ci siamo dedicati alla conoscenza del territorio, dell'associazione, dei suoi progetti e delle beneficiarie, affiancando le varie attività già in corso. Su queste basi abbiamo dato vita ad attività ludiche e formative con i giovani di Sevota. Le nostre attività avevano lo scopo di stimolare lo scambio interculturale. Queste attività si svolgevano nel villaggio di Rukoma, nella provincia sud del Ruanda, dove abbiamo vissuto secondo le abitudini e le tradizioni locali. Il nostro stile di vita non si allontanava poi da quello del resto del villaggio. Seguivamo infatti il ritmo dettato dal sorgere e dal calare del sole. Abbiamo stretto delle relazioni solide con le persone che abbiamo incontrato e con le quali abbiamo costruito questo percorso. Le energie e le storie delle donne che abbiamo conosciuto ci hanno arricchito dal punto di vista umano, culturale e formativo. Determinate nell'intento di continuare a collaborare con Sevota, al nostro rientro abbiamo organizzato degli eventi itineranti a Roma per raccontare le storie delle donne ruandesi, di ciò che ci hanno trasmesso e insegnato, e per condividere quello che abbiamo appreso da loro. Amakuru. Merci beaucoup, sì. Grazie. Grazie alla cooperazione italiana che ha sostenuto di Sevota, grazie a Ricci che continua con l'accompagnamento. Grazie Godelib. Dunque un altro progetto. Sevota, Sevota. Sevota, oh Sevota, oh Dorigo.